Allora, torniamo su Antonio Ingroia, ne abbiamo dato conto anche prima nei nostri flash. E allora ha detto di voler puntare sugli astensionisti e sui delusi. Lo ha fatto questa mattina intervenendo a Radio Anch'io e agli inviti di Bersani al voto utile per evitare un possibile stallo al Senato. L'ex PM ha ribattuto: se dovesse arrivare un pareggio, la responsabilità non la porteremmo noi, ma il centro-sinistra che ha chiuso al dialogo. E intanto Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, ve l'abbiamo detto poco fa dal nostro flash, ha rotto con Antonio Ingroia, ha accusato il partito di usare contrattazioni di vecchio stampo nella compilazione delle liste, ma riascoltiamo un passaggio dell'intervento radiofonico di Antonio Ingroia. Nessun accordo, lei mi chiede quali sono i rapporti. I rapporti sono personalmente ottimi con molti esponenti del PD, o conosco esponenti del PD seri e impegnati da tanti anni nelle istituzioni, conosco ovviamente tanti militanti del PD e mi riconosco negli ideali, nel patrimonio ideale e culturale di tanti militanti del centro-sinistra. Dopodiché va tenuto conto che siamo in tempi strettissimi, le nostre liste sono uscite in queste ore, stanno uscendo in queste ore in tutta Italia per la raccolta delle firme, i tempi sono veramente pochi perché domenica devono essere depositate e quindi su questo per ora siamo concentrati. Quindi comunque smentisce un accordo segreto o riservato in corso con il PD. Smentisco che ci siano patti dietro le quinte Neanche su in questo base. momento in cui stiamo lavorando. Neanche su base regionale, ad esempio, si parlava di un'ipotesi campana. No, quello di cui si è parlato sui giornali sarebbero ipotesi di valutazioni eventualmente unilaterali di desistenza, cioè una consapevolezza del rischio della dispersione di voti nel Senato, in collegi senatoriali dove i sondaggi non ci danno certezza di prendere il seggio. Intanto però le liste le abbiamo fatte. Una volta completate le firme, ragioneremo su questo.